Tutti lo vogliono, lo sognano, lo inseguono. Tutti desiderano essere ricchi. A chi non piacerebbe stampare tutto il denaro che vuole? Il governo cerca di soddisfare questa sete inesauribile. Usiamo tonnellate di carta e inchiostro. Ma purtroppo esistono i falsari. È un problema di livello mondiale, globale. Per non parlare dei ladri. Un nostro impiegato aveva una gamba artificiale. Per un certo periodo ha infilato dei lingotti nell'incavo della protesi per portarseli via. Scopriamo i segreti del pezzo di carta che fa girare il mondo. Questa è una mazzetta di banconote. Niente ci condiziona la vita quanto i soldi. Solitamente bisogna guadagnarseli, ma qualcuno cerca scorciatoie. Ogni giorno lo Stato combatte una guerra senza quartiere contro falsari e ladri. Le sue roccaforti sono la zecca degli Stati Uniti e il Bureau of Engraving and Printing. Ogni giorno queste due istituzioni producono banconote e monete per un valore complessivo superiore ai 650 milioni di dollari. Queste mega fabbriche di denaro impiegano più di 5.000 dipendenti e si estendono su centinaia di migliaia di metri quadri. Sono protette da sistemi all'avanguardia. Ma dove c'è denaro, ci sono anche rogne. Per qualcuno, la tentazione di arricchirsi in fretta è troppo forte. Un uomo ha messo in atto quella che è stata definita come una delle ardite operazioni di contraffazione della storia americana. Il suo nome è Wayne Victor Dennis. Sognava di diventare multimilionario da un giorno all'altro, letteralmente. Ora, per la prima volta davanti a una telecamera, ci rivela i suoi segreti. Diventare un falsario è sempre stata una mia ambizione. Tutti vogliono essere ricchi. A chi non piacerebbe stampare tutto il denaro che desidera? 1991. Wayne fa scattare il suo piano. Per far soldi ha bisogno di denaro. Per racimolare i 50.000 dollari che gli sono necessari, Dennis svuota il suo libretto di risparmio. Il resto lo ottiene con un prestito. Poi sceglie quale taglio di banconota contraffare. Ho scelto quelle da 20 dollari perché non le controlla nessuno. La gente si limita a incassarle. Con i biglietti da 100 dollari si fa molta più attenzione. Per prima cosa, Wayne Dennis cerca un posto tranquillo. Si trasferisce nella Florida del Sud, dove affitta la casa di uno zio. Isola acusticamente una stanza e poi ci piazza una stampante da 350 kg, acquistata da un fornitore tipografico. Non ha la minima idea di come funzioni, ma non ha alcuna intenzione di perdersi d'animo. Sono state 2 settimane di aggiornamento professionale. Ho fatto un bel po' di esperimenti. Dennis inizia a lavorare sul cliché. Servendosi di una fotocamera fissa, riprende 4 biglietti da 20 dollari nuovi fiammanti. A questo punto sa che non può più tirarsi indietro. Quando conservi i negativi, il nervosismo aumenta. Si tratta di prove sufficienti a farti incriminare. Ora deve procurarsi della carta, ma non una carta qualsiasi. Deve avere lo stesso peso e la struttura della carta moneta. Purtroppo, l'unico materiale adatto allo scopo sono i normali fogli da stampante. Senza una carta col giusto spessore, la nuova carriera di Dennis rischia di concludersi prima ancora di cominciare. Ma lui insiste. E risolve il problema con una soluzione chimica di sua ideazione. Immersi nel composto, i fogli diventano simili per spessore e peso alla vera carta moneta. Ora però bisogna pensare all'inchiostro. Dovevo trovare il modo di ottenere un verde simile a quello dei dollari. Ma non è una cosa semplice. Una tonalità sbagliata potrebbe tradirlo. Dennis non può permettersi errori. Così corre un grosso rischio. Taglia l'angolo di una vera banconota e spedisce il piccolo campione ad un produttore di inchiostro. È una mossa azzardata che potrebbe comprometterlo. Temevo di vedermi arrivare alla porta ai servizi segreti. I giorni passano e la paura di Dennis aumenta.
Chi arriverà per primo, l'inchiostro o i federali? Per sua fortuna arriva soltanto l'inchiostro. Ed ha la tonalità perfetta. Dennis è pronto a cominciare. Il più era fatto. Avevo creato della carta moneta che sembrava autentica, anche al tatto. Ero eccitato. Mi sentivo già ricco. Ma all'inizio non tutte le banconote sono perfette. Alcune presentano macchie, sbavature, sovrapposizioni. Dennis effettua moltissime prove. Un errore potrebbe costargli caro. Perciò tutti gli esemplari devono essere impeccabili. Prima di ottenere risultati soddisfacenti, ho stampato un quarto di milione di dollari di banconote imperfette. Quando Dennis le giudica idonee, tenta il tutto per tutto e stampa una valanga di biglietti falsi da 20 dollari. All'inizio la stampante sputa fuori una banconota per volta, poi 20, poi 100, e sono una più perfetta dell'altra. In totale la produzione sfiora l'equivalente di 11 milioni 750 mila dollari. A chi mi chiede che effetto fa osservare 100.000 dollari uscire dalla pressa ogni minuto, rispondo che è molto eccitante. Tutto accade in un lampo, quasi senza rendersene conto. Sono un sacco di soldi. Il sogno di ricchezza di Dennis sta per trasformarsi in realtà. Ma i biglietti non sono ancora pronti. Devono avere un'aria più vissuta. La soluzione? L'idea mi è venuta mentre ero disteso sul letto, poco prima di addormentarmi. Dennis invecchia artificialmente i suoi falsi usando fondi di caffè, amido e acqua distillata. Ho usato una mattonella di marmo e dei guanti per non lasciare impronte. Ho accartocciato le banconote e le ho immerse nel composto. Poi gli ho dato una passata col ferro da stiro sulla mattonella. Questo inamidava la carta e provocava delle grinze. Dopo sei lunghi mesi, Wayne Victor Dennis è pronto a raccogliere i frutti del suo lavoro. Con l'aiuto della sua compagna prende 100.000 dollari in biglietti contraffatti e attraversa il paese per un vero e proprio tour dello spaccio. Il piano è semplice. Ci si ferma ai fast food, si paga una bibita con un biglietto falso e si incassa denaro vero col resto. Una cosa è stampare moneta in un seminterrato, un'altra a rifilarla a qualcuno. Dennis ricorda ancora la sua prima volta. Salve, desidera? Una coca piccola, per favore. È tutto? È tutto. Può pagare la cassa, grazie. Grazie. Ero un fascio di nervi. Le gocce di sudore mi imperlavano la fronte. Tremavo come una foglia, soprattutto quando ho pagato il conto. Lei ha incassato e mi ha dato il resto. Ho continuato a tremare per un po'. Poi ho capito che il gioco avrebbe funzionato e che ero praticamente milionario. Ora sono più ricco di 18 dollari e 88 centesimi. Esaltati da questo primo successo, Dennis e la sua ragazza si mettono in viaggio. Iniziano ad attraversare il paese con i loro biglietti falsi. Una delle mosse più ingegnose è stata lasciare alcune banconote negli alimentari e buttarne altre dal finestrino. La gente le avrebbe trovate e le avrebbe spese in posti dove io non sarei mai andato. In questo modo i servizi segreti avrebbero faticato a rintracciarmi. Alla fine i due fanno tappa nella capitale del gioco d'azzardo. La città consacrata al dio denaro, Las Vegas. Ho pensato, se riusciamo a spacciarli a Las Vegas e la passiamo liscia, possiamo farcela ovunque. Nei casinò ci sono persone che non fanno altro che contare denaro dalla mattina alla sera. Direi che è andata benone, abbiamo distribuito circa 4.000 dollari e mi sono anche giocato qualche fish. Dennis e la sua compagna diventano giocatori incalliti. All'inizio io e Alexia spacciavamo le banconote nei casinò, passavamo tutto il tempo alla roulette e poi ritiravamo il resto alle casse. Facevamo un sacco di soldi. Confortati dal loro successo ed estenuati dal duro lavoro dei milionari, Dennis e Alexia decidono di prendersi una pausa. Così siamo andati nella sala videogiochi a rilassarci un po'. Per ironia della sorte, è proprio in quel momento che il destino decide di metterci lo zampino. Dennis consegna un biglietto da 20 dollari ad una giovane impiegata della sala videogiochi. La ragazza non ha particolare dimestichezza con il denaro, ma un suo particolare tic nervoso manderà a monte l'intera operazione.
Strappava un angolo a tutte le banconote. Quando lo ha fatto con una delle mie, ha notato che all'interno la carta era bianca. Nell'inchiostro non c'era abbastanza alcol e questo gli ha impedito di penetrare a fondo. L'impiegata ha chiamato la sicurezza a mia insaputa. Dennis viene subito interrogato, ma ha preparato una storia da raccontare ai federali. Abbiamo raccontato di aver trovato una valigetta abbandonata su un pontile a Miami. L'avevamo portata a casa, l'avevamo forzata e all'interno avevamo trovato il denaro. Ma gli agenti non l'avevano. Mentre il falsario è rinchiuso in cella, gli uomini del servizio segreto perquisiscono la sua stanza d'albergo e trovano la prova che lo inchioda, un diario con tutti i particolari compromettenti dell'operazione. A quel punto ero fregato. Quello che mi ha tradito è stato il diario. Il falsario Wayne Victor Dennis sperava di poter mettere su una vera e propria zecca personale. Ha fallito per due motivi: la preparazione dell'inchiostro e la qualità superiore della vera carta moneta. Si tratta di un materiale prodotto dalla Crane & Company di Dalton, in Massachusetts. L'azienda fabbrica la carta speciale per il dollaro statunitense dal lontano 1879. Si tratta di un prodotto unico al mondo. La nostra carta moneta dà quella sensazione di robustezza. Questo materiale è quasi impossibile da falsificare. La composizione è top secret. Vi diamo un indizio. Solitamente la carta è ricavata dal legno. In questo caso invece si usano cotone e lino. Il processo prevede 8 tappe. Nella prima fase il cotone viene cotto a pressione per un paio d'ore in una caldaia enorme. Questa poltiglia finisce in una vasca grande quanto una piscina, dove viene ripulita e sbiancata. Il materiale grezzo viene pressato e poi inserito in mescolatori chiamati impastatrici. È questo processo unico che dà alla carta moneta la sua particolare consistenza, quasi impossibile da duplicare. Nella preparazione dell'impasto intervengono anche particolari procedimenti ad altissima tecnologia. Il segreto sta tutto nello strato interno, lo stesso che ha finito per tradire Wayne Victor Dennis. La carta ha un fronte e un retro. Pochi immaginano che esista anche uno strato centrale, ed è proprio lì che si concentra buona parte della tecnologia che agisce da deterrente contro i tentativi di contraffazione. Si tratta di una tecnica introdotta per la prima volta nel 1996, quando i biglietti di grosso taglio hanno subito un rinnovamento. Mentre la pasta è ancora umida, degli specialisti altamente qualificati aggiungono all'impasto fibre colorate e filigrana. Gran parte del processo è ultra segreto, ma ve ne sveliamo un particolare. Le fibre vanno a formare una struttura retiforme. Quell'immagine è il risultato della stessa fibra che grosso modo costituisce le banconote. Poi è il momento di aggiungere un altro straordinario ingrediente segreto, fornito dal Ministero del Tesoro. Nessun falsario è stato capace di riprodurlo. Si chiamano fili di sicurezza. Su ciascuno di questi fili sono riportate delle cifre microscopiche, alte 42.000 millesimi di pollice. I numeri si vedono solo con la tecnica della transilluminazione, mentre le apparecchiature a luce riflessa dei falsari non le individuano. Una stampante simile a quella di Dennis potrebbe riprodurre questo dettaglio microscopico? Beh, sarebbe più facile ottenere un Rembrandt con un pannello a rullo. Ora la carta high-tech è pronta per l'asciugatura. Usando un calore simile a quello di un forno, le presse eliminano ogni traccia di umidità. Alla fine si ottengono questi enormi rotoli, larghi 2 metri e pesanti più di 4 tonnellate. Dal momento che la carta contiene già la filigrana e i fili di sicurezza, ogni rotolo viene usato per un unico taglio di banconote. Questo tubo gigante somiglia ad un materiale isolante, ma non fatevi ingannare. Da quel rotolo saranno ricavati i biglietti da $100 per un valore di 3 milioni e mezzo.
Questi sono difficilissimi da falsificare. Il governo ha fatto un lavoro eccezionale nell'opera di rinnovamento di queste banconote. Questa carta sta per trasformarsi in moneta sonante. Questo è il momento più delicato e le misure di sicurezza aumentano di conseguenza. Wayne Victor Dennis ha stampato con un macchinario standard biglietti falsi per circa 12 milioni di dollari. Quelli veri invece vengono prodotti qui, a Washington DC, nell'enorme complesso del Bureau of Engraving and Printing. Ogni meticoloso passaggio è studiato per impedire qualunque tentativo di contraffazione. Occupano acri e acri di terreno, centinaia di migliaia di metri quadri. È un'operazione complessa. All'interno, il processo di produzione del denaro coinvolge migliaia di dipendenti, 24 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. Le misure di sicurezza sono impressionanti. Dopotutto, questo tipo di lavoro può indurre molti in tentazione. Se dopo 2 o 3 settimane non hai dimenticato che si tratta di denaro, allora non è l'impiego che fa per te. Il motto stampato sulle banconote recita «Confidiamo in Dio». Ma a parte l'altissimo, qui dentro non ci si fida di nessun altro. Chiunque varchi quella soglia viene perquisito, monitorato e sorvegliato dai sistemi di sicurezza più sofisticati al mondo. Ogni mattina i dipendenti che arrivano all'imponente fabbrica del Bureau of Engraving and Printing devono passare attraverso speciali magnetometri che segnalano la presenza di armi. All'ingresso vengono sequestrate tutte le macchine fotografiche. Questa misura serve ad evitare che dei potenziali falsari riescano a carpire i segreti del processo di fabbricazione. All'interno, i sistemi di identificazione e scansione seguono i dipendenti ovunque vadano. Sistemi di allarme e rilevatori di movimento impediscono a chiunque di entrare dove non dovrebbe. L'edificio è diviso in 2 distinte aree di sicurezza. Chi ha accesso solo a una determinata zona non può entrare nell'altra. E come se non bastasse, molti impiegati lavorano dietro gabbie di acciaio, scrutati da videocamere. È uno dei più grandi sistemi a circuito chiuso al mondo. Una volta messi sotto controllo i propri dipendenti, il bureau può concentrarsi sull'obiettivo primario: evitare le contraffazioni. La carta high-tech è soltanto l'inizio. Il processo di stampa prevede 6 passaggi che rendono sempre più difficile la riproduzione delle banconote. Si comincia trasformando un semplice pezzo di acciaio in un piccolo capolavoro. L'incisione è un'arte antica che richiede talento, pazienza ed esperienza. Gli incisori dell'agenzia devono superare un apprendistato di 10 anni. Il loro prodotto finale può richiedere centinaia di ore di lavoro. Non è l'ideale per chi vuole arricchirsi in fretta. Per fare questo mestiere bisogna essere una persona molto speciale. Molti impazzirebbero a starsene curvi per ore su un pezzo di metallo disegnando un puntino alla volta. Cosa appare su una banconota? Ci sono ritratti di presidenti, ma anche soggetti molto più insoliti, per certi versi inattesi. Osserviamo da vicino un dollaro e analizziamone il disegno. C'è la famosa piramide con l'occhio, noto simbolo massonico. Molti dei padri fondatori erano massoni, infatti. La piramide è incompleta e rappresenta una nazione che sta muovendo i suoi primi passi. L'occhio che la sovrasta è quello di Dio, che vede ogni cosa. E qual è il significato del simbolo del dollaro? Sono state fatte le ipotesi più varie, dalla croce col serpente avvolto al simbolo astrologico del pianeta Mercurio. E l'aquila? Secondo alcuni, rappresenta il congresso. L'artiglio destro afferra 13 frecce, quello sinistro un ramo d'olivo con 13 foglie e altrettante bacche. Il disegno rappresenta il potere del Congresso, che guida il paese in guerra come in tempo di pace. La polemica sollevata da una particolare banconota è addirittura sfociata in una causa legale. Nel 1955 il Congresso approva una legge che impone di imprimere sul dollaro la frase «Confidiamo in Dio». 50 anni dopo, nel novembre 2005,
Michael Nudo, un avvocato ateo di Sacramento, promuove un'azione giudiziaria. Sostiene che l'imposizione del motto per i suoi contenuti religiosi è incostituzionale. Ormai è legge e non è più in discussione. Una modifica richiederebbe la sostituzione di tutti i cliché, con un conseguente aumento dei costi. La simbologia delle banconote è molto complessa. Alcuni gli attribuiscono un significato mistico. Di sicuro è molto efficace per impedire le falsificazioni. Queste incisioni fatte a mano sono un'intricata, complicatissima rete di linee sottili e punti minuscoli, quasi impossibile da replicare in modo perfetto. Questo è il motivo principale per cui sono stato assunto. È molto difficile riprodurre un'incisione a mano. Richiede un'estrema attenzione per ogni singolo puntino, linea e trattino. È studiata per evitare contraffazioni. Esaurito il certosino lavoro degli incisori, entra in campo l'alta tecnologia. I fogli passano attraverso una stampante enorme chiamata Simultan. Questo gigante di metallo è alto più di 3 metri e sfiora le 46 tonnellate di peso. È l'unico modello al mondo capace di imprimere contemporaneamente entrambi i lati del foglio. È difficile che i falsari possano fare altrettanto. La macchina riproduce alcune immagini fondamentali. Le sottili strisce color pesca e verde, la scritta $20 e 20 cifre quasi invisibili. L'inchiostro deve asciugare per 72 ore. A questo punto si passa alla fase seguente. Una sofisticata pressa schiaccia la carta contro i solchi dei cliché pieni di inchiostro. Questo processo dà alle banconote i tipici rilievi e la particolare consistenza. Nessuna fotocopiatrice può fare altrettanto. Le presse stampano lato per volta. Si inizia dal retro, caratterizzato dal classico color verde. Poi è necessario che i fogli asciughino per almeno 3 giorni. Basta passarci il dito in questo modo. La minima pressione è sufficiente a rimuovere l'inchiostro in rilievo e a macchiare la carta. Ora bisogna imprimere la parte anteriore con un inchiostro nero e uno metallico con una particolare caratteristica. Cambia colore al variare dell'inclinazione. Ogni ora queste rotative inghiottono circa 1,5 tonnellate di inchiostro e 10.000 fogli di carta moneta, trasformandoli in $6.400.000, tutti in biglietti da 20. Con le sue 24 rotative in attività, l'agenzia può produrre fino a $650 milioni al giorno. Gli ispettori del bureau ora esaminano ogni banconota. Per superare la selezione devono essere tutte impeccabili. Fiumi di carta moneta verde e nera passano al vaglio di scanner ottici che scattano fotografie del fronte e del retro di ogni foglio alla ricerca della minima imperfezione. Il processo di ispezione è straordinario per rapidità ed efficienza. Individuare i biglietti perfetti è importante almeno quanto scovare quelli fasulli. Ogni foglio passa in meno di un secondo e gli viene assegnato un numero. Il computer controlla contemporaneamente 37 diversi fogli di carta moneta, comparando più di 1 milione di microscopici quadrati con un'immagine matrice. Se il computer individua un quadrato che non combacia, lo mostra su un monitor. Ecco una dimostrazione. Un volto sorridente. Sarà individuato in meno di un secondo. Le banconote imperfette in circolazione sono così rare che si trasformano in pezzi da collezione. A volte raggiungono un valore superiore migliaia di volte a quello della banconota stessa. Per esempio, nel 2003 un biglietto da 20 difettato è stato venduto online per $10.000. Ci sembra strano che la gente collezioni quelli sbagliati. Dopo aver superato l'ispezione, il bureau appone ai fogli il sigillo del tesoro e della Federal Reserve e i numeri di serie. Sono l'equivalente di un indirizzo. Tre elementi identificano un particolare foglio di carta: il numero seriale, il taglio e la serie. Non ce n'è uno uguale all'altro. In questo modo possiamo determinare quando una banconota è stata stampata e dove è stata emessa originariamente. In una particolare stanza dell'edificio, finalmente il denaro viene tagliato.
Le banconote vengono contate e impacchettate. Ora possono essere messe in circolazione. Se qualcuno volesse tentare un furto, questo sarebbe il momento adatto. I blocchi da 4.000 biglietti sono impilati e inviati nei sotterranei. Ci resteranno fino al momento della consegna. Ogni anno il Bureau of Engraving and Printing stampa miliardi di dollari in carta moneta. Conosciamo già l'interesse dei falsari per le banconote. Ma le monete sono al sicuro? In effetti c'è stato un tempo in cui erano molto ambite, ben prima che la carta moneta facesse la sua comparsa. Quando i soldi erano d'oro, andavano a ruba. Letteralmente. Le autorità hanno reagito impiegando materiali meno nobili. Ciò non significa che l'eterna sfida tra guardie e ladri si sia ormai conclusa. Questa è la zecca di Filadelfia. Per dimensioni e capacità produttive, è la più grande fabbrica di monete degli Stati Uniti. Questo enorme edificio fortezza ha una lunghezza di 5 campi di calcio. I processi produttivi combinano la potenza di macchinari enormi e la precisione di abilissimi artigiani. I sistemi di sicurezza sono a prova di bomba. Probabilmente è la migliore zecca del mondo. Il processo di conio prevede 8 fasi principali. Si inizia col disegno. Ogni volta che il Congresso autorizza un nuovo conio, gli incisori della zecca elaborano alcuni bozzetti. È un concorso. Vince chi realizza il disegno migliore. Il premio finale? Ottenere che la propria opera finisca sulle monete che ogni giorno passano sotto gli occhi di milioni di persone. Roba da far impallidire persino Mona Lisa. John Mercanti ha inciso più di 100 tra monete e pezzi di metallo. Si tratta di un grande privilegio, soprattutto per un artista. Fino agli anni 70 i bozzetti erano realizzati a mano. Nel caso di una correzione era necessario tornare al tavolo e ricominciare da capo. Con l'avvento del computer le cose sono cambiate. Oggi sono i software grafici a dominare il processo. Dopo che il progetto è stato approvato, l'artista impugna i tradizionali ferri del mestiere e realizza un modello in creta. Di solito è dalle 3 alle 12 volte più grande del prodotto finito. È richiesta una grande concentrazione. A volte osservare gli incisori al tavolo, nelle loro celle, così intenti e silenziosi, ricorda le atmosfere di un monastero. Dal modello viene ricavato uno stampo in negativo di gomma che viene riempito con un liquido epossidico. Una volta rassodato, il composto lo rende più solido e durevole. Lo stampo viene montato su un'estremità di una speciale macchina da incisione. All'altra estremità, uno scalpello incide il disegno su un disco d'acciaio, ottenendo una perfetta replica in miniatura del disegno originale. Ma gli incisori devono controllare l'eventuale presenza di imprecisioni. Questo è l'unico luogo al mondo in cui si può osservare un gruppo di adulti frustrati seduti attorno ad un tavolo, tutti intenti ad esaminare un pezzo di metallo che non è esattamente come dovrebbe essere. Dal primo disco, una volta perfezionato, vengono ricavati i 2 pezzi di acciaio chiamati matrici che imprimeranno il disegno sulle monete. Ora è il momento di usare la forza bruta. Ogni giorno in questa grande sala, degli enormi macchinari consumano migliaia di tonnellate di strisce metalliche larghe 4 metri e lunghe 500, composte da una lega di nickel e rame. Ogni ora producono migliaia di rondelle. Le rondelle vengono ammorbidite in questi imponenti forni di ricottura e poi vengono lavate e asciugate. Quindi passano in frese enormi, che esercitando tonnellate di pressione effettuano la zigrinatura. Infine, delle presse gigantesche imprimono le immagini su entrambe le facce delle monete. Battono 750 colpi al minuto, con una forza di quasi 100 tonnellate. Le monete sono esaminate con cura.
Dopo il via libera delle colossali macchine per conteggio, le infilano in borse capaci. Dei carrelli elevatori le trasportano in caveau strettamente sorvegliati. Alla fine di ogni giorno lavorativo, la zecca ha prodotto altri 80 milioni di monete, del valore di 3 milioni di dollari. Decini, centesimi e quarti di dollaro non solleticano l'interesse dei falsari. La vera minaccia per la zecca sono i tentativi di furto. La sicurezza è ai massimi livelli. Chi si presenta all'ingresso, dai dipendenti ai semplici visitatori, si vede confiscare immediatamente le monete in suo possesso. All'interno le macchine distributrici accettano solo schede prepagate. Nessuna struttura protetta da sistemi di massima sicurezza è mai stata violata, a meno che all'interno non ci fosse un basista. Nel corso degli anni qui si sono verificati alcuni dei più bizzarri tentativi di furto. Prendiamo per esempio Orville Harrington. Nel 1920 lavora alla zecca per 4 dollari al giorno. La tentazione è troppo grande. Riesce a sfruttare una sua caratteristica unica, una gamba di legno cava. È il posto ideale per nascondere lingotti d'oro. Nell'arco di vari mesi riesce a nascondere e a rubarne ben 53. Parliamo di 80.000 dollari di quegli anni. Oggi sarebbero 750.000. Ma alla fine Harrington viene scoperto da un collega molto sospettoso e viene condannato a 10 anni di carcere. Alla fine degli anni 70, la zecca di New York subisce un tentativo di furto ancora più originale. L'impianto raffinava l'oro, perciò il metallo arrivava sotto le forme più svariate di lavorazione e veniva ammassato in piccoli blocchi. Era praticamente dappertutto. Sembrava un'enorme fabbrica di cioccolato, solo che invece produceva oro. Un impiegato escogita un piano semplice quanto geniale, che approfitta di una falla nei controlli. L'uomo sfrutta la propria altezza e un semplice quotidiano. Confeziona piccoli pacchetti pieni di polvere d'oro, arrotola il giornale e ce li infila. Il dipendente superava i 2 metri. Quando si presentava all'uscita per la perquisizione, lui alzava le braccia tenendo il giornale in mano, lasciando che le guardie lo controllassero col metal detector. Ma nessun sorvegliante era alto abbastanza da arrivare alle mani. È pulito. Stia bene. Ci può giurare. Oggigiorno, in impianti strettamente sorvegliati come questo, non bastano le gambe di legno e dei giornali arrotolati. La zecca ha un proprio corpo di polizia che ha l'incarico di proteggere più di 100 milioni di dollari in oro, argento e monete. Gli agenti si sottopongono ad un duro addestramento che comprende tecniche di pronto intervento e antiterrorismo. Il loro compito primario è di tenere alla larga i malintenzionati. Per lavorare in mezzo a tutto questo denaro bisogna avere gente onesta. Prima di assumerli facciamo controlli scrupolosi. E nella zecca tutto passa al setaccio. Dal passato dei dipendenti alle tasche dei pantaloni. Il Bureau of Engraving and Printing e la zecca di Stato sono impianti enormi, capaci di produrre milioni di dollari al giorno. Ma non sono i soli. In tutto il mondo esistono fabbriche di denaro falso che gli fanno una concorrenza spietata. Il problema è molto grave. Rappresenta una seria minaccia alla stabilità economica del paese. La posta in gioco è altissima. Da sempre gli Stati Uniti sono una nazione in cui molti sognano di arricchirsi velocemente, ma non tutti vogliono riuscirci con mezzi leciti. Sin da quando le banconote hanno cominciato a circolare nel paese, c'è stato qualcuno che ha tentato di imitarle. Nei primi decenni di vita del dollaro, il fenomeno è una piaga nazionale. Dal 1837 al 1866, durante l'epoca della liberalizzazione bancaria, 1600 banche stampano la propria carta moneta, ognuna con un disegno diverso, per un totale di 7.000 banconote differenti. Una situazione del genere causa un'inevitabile confusione nell'opinione pubblica e semplifica ovviamente il lavoro dei falsari.
Per combattere il fenomeno, il presidente Abramo Lincoln approva un piano per combattere le falsificazioni e fonda il servizio segreto. Molti sanno che ci occupiamo della protezione di presidenti e capi di Stato, ma pochi conoscono il nostro ruolo nella lotta alle contraffazioni. Oggi le banconote americane sono standardizzate, ma dall'estero arrivano minacce ancora più grandi. Il dollaro è la moneta di gran lunga più popolare, per questo è presa di mira dai falsari di tutto il mondo. Il Bureau of Engraving and Printing cerca di reprimere il fenomeno prima che le banconote entrino in circolazione. Da quel momento sta al servizio segreto vigilare. Il corpo è stato costituito nel 1865 proprio per questo scopo ed è tuttora la sua principale attività. Le tecniche di intervento sono diverse. Esiste anche un archivio di quasi 23.000 biglietti falsi. Quando si presenta una banconota contraffatta, i ricercatori tentano di risalire alla fonte, di individuare il sospetto e di arrestarlo. Il servizio segreto agisce anche sul fronte della prevenzione. Assieme alla Federal Reserve ha creato un software che impedisce agli scanner di riprodurre al 100% i biglietti di banca. Se ci provate, sullo schermo del vostro PC apparirà un avviso. Nella lotta ai falsari la tecnologia non basta. I cani, per esempio, non servono soltanto al reparto antidroga. Ne addestriamo 12 perché individuino le banconote false dall'odore. Il programma è ispirato a quello di individuazione delle droghe che molti conoscono. A volte la caccia ai falsari porta gli agenti del servizio segreto in alcuni dei luoghi più pericolosi al mondo. La Colombia, nota per il narcotraffico, esporta un altro prodotto particolarmente remunerativo. Nel 1998 il servizio avvia una missione congiunta con la polizia colombiana per scovare queste organizzazioni segrete di falsari. Gli agenti si inoltrano nei territori montagnosi dell'Ovest. La loro missione è rischiosa e potenzialmente letale. Cercano inutilmente per un paio di anni. Poi, nel novembre del 2000, si imbattono in una piantagione di banane. Ma nell'edificio di cemento attiguo non c'è soltanto frutta. I funzionari americani scoprono una delle stamperie clandestine e sequestrano parecchio materiale, tra cui una rotativa, negativi, inchiostro e decine di fogli di biglietti da 20 e 100 dollari. Parliamo di veri stampatori, che si prendono tutto il tempo necessario per avvicinarsi il più possibile all'originale. Cercano di riprodurre la carta, gli inchiostri, gli elementi anticontraffazione e via dicendo. I falsari sono stati fermati. Ma quante di queste banconote sono già in uso? Dopo aver confrontato i biglietti scoperti nella stamperia con esemplari già ritirati dalla circolazione, gli agenti capiscono che il bunker è attivo da circa 10 anni. Ogni settimana ha prodotto 3 milioni di dollari falsi. L'operazione è un successo, ma siamo soltanto all'inizio. Le autorità calcolano che in tutto il paese esistono centinaia di stamperie clandestine simili a questa. È una guerra invisibile che il servizio segreto continua tuttora a combattere. Abbiamo un ufficio a Bogotà. Lavoriamo in stretta collaborazione con le forze di polizia locali. Insieme siamo riusciti a ridurre in modo significativo la quantità di dollari prodotti ed esportati dalla Colombia. Zegniti e il Bureau of Engraving and Printing producono valanghe di denaro. È un'attività protetta da massicce misure di sicurezza che rendono quasi impossibili i furti e le contraffazioni. Ma quando il denaro è pronto per entrare in circolazione, i pericoli aumentano in maniera esponenziale. Quando i soldi cambiano di mano, può accadere di tutto. Il trasporto del contante è un'operazione che richiede una vigilanza costante contro tentativi di rapina a mano armata e possibili colpi da parte dei dipendenti. Ogni fabbrica di denaro ha enormi banchine di carico. I carrelli elevatori spostano il denaro protetti da ingenti misure di sicurezza. Guardie armate sorvegliano ogni mossa. Le fasi di trasferimento sono le più rischiose, perché sono i momenti in cui il denaro è più vulnerabile. Milioni di dollari vengono caricati in auto articolati privi di insegne. La loro destinazione? Sono diretti al deposito principale.
Da qui dei blindati trasferiscono il carico ad ogni banca e succursale del sistema della Federal Reserve. Creata nel 1913, la Federal Reserve è la banca centrale degli Stati Uniti. Molti la conoscono più semplicemente come Fed. È stata creata dopo una serie di crisi finanziarie verificatesi a cavallo tra il XIX e il XX secolo. In quegli anni la gente temeva per i propri depositi versati negli istituti di credito. Oggi nel paese sono 12 le banche della Federal Reserve e ognuna serve una particolare regione del paese. La Federal Reserve agisce da intermediaria tra le banche che hanno più denaro del necessario, perché dispongono di parecchio contante, e quelle che ne hanno più bisogno. Prima di essere inviato agli istituti che ne hanno necessità, il contante viene depositato da noi. In pratica agiamo come un sistema di filtraggio. Gli enormi sotterranei della Federal Reserve custodiscono il denaro fino a quando le banche non lo richiedono. A quel punto viene trasferito a bordo di blindati. Quando entra in circolazione, la moneta passa per milioni di mani, che possono fare parecchi danni. In media, una banconota circola per 5 anni prima di diventare troppo usurata. Ma in che modo vengono ritirati i biglietti consumati? Quando le banche private ricevono contante, a loro volta lo depositano in un istituto della Federal Reserve. Ed è qui che tutte le banconote, qualunque sia il loro stato, vengono esaminate con cura. Tutte le 12 banche della Fed hanno macchinari computerizzati ad alta velocità che contano 40 biglietti al secondo. Li esaminano con speciali sensori studiati per individuare sporco, scritte e possibili contraffazioni. I falsi vengono inviati immediatamente al servizio segreto per essere analizzati. Ma cosa accade a quelli troppo consunti? Sono destinati alla trinciatrice. La Federal Reserve distrugge oltre 500 milioni di dollari al giorno. Una volta che queste banconote sono eliminate, altre saranno stampate per prenderne il posto. Ma che succede se il vostro denaro è a brandelli? Le banche private non lo accettano. Queste banconote non sono destinate alle trinciatrici della Fed, ma sono considerate ancora legali. Ma allora dove vanno a finire? Tornano da dove sono partite, al Bureau of Engraving and Printing. L'agenzia ha un servizio di cui pochi hanno sentito parlare. Si chiama Divisione Contante Lacerato. Chiunque può inviare le proprie banconote danneggiate da 5 e 20 dollari e ottenere un rimborso. Uragani, tornado, ogni possibile disastro naturale. Noi ritiriamo il denaro danneggiato da questo tipo di eventi. Quando le banconote lasciano per la prima volta il bureau, vengono esaminate con la massima attenzione. I biglietti consumati ricevono lo stesso trattamento. Il bureau impiega 17 esaminatori a tempo pieno. In un anno possono controllare più di 25.000 casi di contante lacerato, del valore di quasi 100 milioni di dollari. Si servono di pinzette, ferri da calza, coltellini, nastro e colla. Questo mestiere richiede 6 anni di formazione professionale. Rimettere insieme una banconota è come risolvere un puzzle. Gli esaminatori devono recuperarne almeno il 51% per poter restituire il rimborso. Se il biglietto è legale, l'agenzia invia un assegno pari al suo valore. Questa qui è andata distrutta in un incendio. Bisogna metterne insieme le ceneri. Bisogna esaminarli tutti e capire la posizione di ogni singolo pezzo in ogni banconota. Questo lavoro può essere particolarmente sgradevole. Queste banconote sono rimaste immerse in acqua dopo un'inondazione. In questo ufficio si sentono gli odori più disparati. Alcuni avrei preferito non averli mai sentiti. Tra le trinciatrici della Fed e la divisione contante mutilato, ogni settimana vengono ritirate più di 1 miliardo di banconote. Tutti sognano di avere più soldi. Ma allora non basterebbe semplicemente produrne di più? Un tempo il denaro derivava il suo valore dall'oro. Una banconota da 20 dollari era paragonabile a 20 dollari in oro. Oggi questo sistema è caduto in disuso. Una banconota da 100 dollari emessa oggi in realtà è un pezzo di carta del valore di 5 dollari e 7 centesimi. Per fare questo ricorriamo a garanzie.
Si acquistano titoli del tesoro, bond che garantiscono per quel determinato valore. Perciò la banconota emessa rappresenta il valore detenuto dalla banca. È come quando si firma un assegno. Il suo valore è determinato dal denaro depositato sul conto corrente. Perciò la banconota rappresenta un valore reale. In pratica il dollaro ha un determinato valore perché siamo noi a darglielo. Questo è perché la moneta è sostenuta dalla fiducia riposta nel nostro paese. Se il governo inondasse l'economia con altro denaro, il valore di quello stesso denaro diminuirebbe, causando ovviamente inflazione. Oggigiorno il contante viene sostituito sempre più spesso dal pagamento elettronico. Si avvicina la fine per le fabbriche di soldi? Di sicuro c'è chi vorrebbe mandare in pensione uno dei simboli della nostra economia. Molti sostengono che il penny è ormai obsoleto. Altri invece credono che si tratti di un'icona fondamentale, a cui non possiamo rinunciare. C'è anche un'organizzazione che si batte in sua difesa, la American for Common Sense, nata nel 1990 per sensibilizzare il Congresso sulla materia. Dal momento che la monetina costa solo 7 centesimi, il governo ci guadagna parecchio. E poi, come molti americani sanno, i penny portano fortuna. Tutti da piccoli ne abbiamo raccolto uno da terra. E poi basta osservarlo per capire che le buone cose arrivano in piccole dosi. Il penny ci aiuta a capire che la vita è piena di piccole cose straordinarie. Fino a quando sarà necessario vendere e comprare, ci sarà bisogno di fabbricare denaro sonante. La divisa americana resta la più affidabile al mondo e sta alla zecca degli Stati Uniti al Bureau of Engraving and Printing soddisfare la richiesta del mercato. Questo denaro contiene gli ultimi ritrovati della più sofisticata tecnologia. Il processo di fabbricazione rende quasi impossibili i tentativi di contraffazione e permette di ottenere quel fruscio così caratteristico. Niente al mondo può riprodurre un suono così inimitabile. Telecamera ci rivela i suoi segreti. Diventare un falsario è sempre stata una mia ambizione. Tutti vogliono essere ricchi. A chi non piacerebbe stampare tutto il denaro che desidera? 1991. Wayne fa scattare il suo piano. Per far soldi ha bisogno di denaro. Per racimolare i 50.000 dollari che gli sono necessari, Dennis svuota il suo libretto di risparmio. Il resto lo ottiene con un prestito. Poi sceglie quale taglio di banconota contraffare. Ho scelto quelle da 20 dollari perché non le controlla nessuno. La gente si limita a incassarle. Con i biglietti da 100 dollari si fa molta più attenzione. Per prima cosa, Wayne Dennis cerca un posto tranquillo. Si trasferisce nella Florida del Sud, dove affitta la casa di uno zio. Isola acusticamente una stanza e poi ci piazza una stampante da 350 kg, acquistata su ideazione. Immersi nel composto, i fogli diventano simili per spessore e peso alla vera carta moneta. Ora però bisogna pensare all'inchiostro. Dovevo trovare il modo di ottenere un verde simile a quello dei dollari. Ma non è una cosa semplice. Una tonalità sbagliata potrebbe tradirlo. Dennis non può permettersi errori. Così corre un grosso rischio. Taglia l'angolo di una vera banconota e spedisce il piccolo campione ad un produttore di inchiostro. È una mossa azzardata che potrebbe comprometterlo. Temevo di vedermi arrivare alla porta ai servizi segreti. I giorni passano e la paura di Dennis aumenta. Chi arriverà per primo, l'inchiostro o i federali? Per sua fortuna arriva soltanto l'inchiostro ed ha la tonalità perfetta. Dennis è pronto a cominciare. È il Bureau of Engraving and Printing. Ogni giorno queste due istituzioni producono banconote e monete per un valore complessivo superiore ai 650 milioni di dollari.
Queste mega fabbriche di denaro impiegano più di 5.000 dipendenti e si estendono su centinaia di migliaia di metri quadri. Sono protette da sistemi all'avanguardia. Ma dove c'è denaro, ci sono anche rogne. Per qualcuno, la tentazione di arricchirsi in fretta è troppo forte. Un uomo ha messo in atto quella che è stata definita come una delle ardite operazioni di contraffazione della storia americana. Il suo nome è Wayne Victor Dennis. Sognava di diventare multimilionario da un giorno all'altro, letteralmente. Ora, per la prima volta davanti a un fornitore tipografico. Non ha la minima idea di come funzioni, ma non ha alcuna intenzione di perdersi d'animo. Sono state 2 settimane di aggiornamento professionale. Ho fatto un bel po' di esperimenti. Dennis inizia a lavorare sul cliché. Servendosi di una fotocamera fissa, riprende 4 biglietti da $20 nuovi fiammanti. A questo punto sa che non può più tirarsi indietro. Quando conservi i negativi, il nervosismo aumenta. Si tratta di prove sufficienti a farti incriminare. Ora deve procurarsi della carta, ma non una carta qualsiasi. Deve avere lo stesso peso e la struttura della carta moneta. Purtroppo, l'unico materiale adatto allo scopo sono i normali fogli da stampante. Senza una carta col giusto spessore, la nuova carriera di Dennis rischia di concludersi prima ancora di cominciare. Ma lui insiste. E risolve il problema con una soluzione chimica di... Tutti lo vogliono. Lo sognano. Lo inseguono. Tutti desiderano essere ricchi. A chi non piacerebbe stampare tutto il denaro che vuole? Il governo cerca di soddisfare questa sete inesauribile. Usiamo tonnellate di carta e inchiostro. Ma purtroppo esistono i falsari. È un problema di livello mondiale, globale. Per non parlare dei ladri. Un nostro impiegato aveva una gamba artificiale. Per un certo periodo ha infilato dei lingotti nell'incavo della protesi per portarseli via. Scopriamo i segreti del pezzo di carta che fa girare il mondo. Questa è una mazzetta di banconote. Niente ci condiziona la vita quanto i soldi. Solitamente bisogna guadagnarseli, ma qualcuno cerca scorciatoie. Ogni giorno lo Stato combatte una guerra senza quartiere contro falsari e ladri. Le sue roccaforti sono la zecca degli Stati Uniti,